E sempre in Serie C c'è da celebrare la storica salvezza del Pineto con vista, perché no, anche sui possibili playoff promozione. Lo facciamo con il nostro collega Massimo Profeta, presente in studio. Diciamo, storica salvezza dalla storica promozione in C alla storica salvezza. Eh sì, assolutamente un grandissimo obiettivo per il Pineto, che ieri ha vinto 2-0 nella casa del Sesti Levante. Il Sesti Levante ha giocato tutte le partite casalinghe praticamente fuori anche dalla propria regione, dalla Liguria, prima a Carrara e nel girone di ritorno a Vercelli. 2-0 è stata una partita difficile, dura. Luca, tra poco vedremo le immagini, perché il Pineto è rimasto in 10 al settimo minuto della ripresa, era in vantaggio per una rete a 0, ha giocato per 38 minuti più recupero che è stato ampio, 9 minuti di recupero, quindi 47 minuti in 10 uomini, e poi ha trovato anche il gol del raddoppio. Io direi di far vedere le immagini. Certo, andiamo. Stadio Silvio Piola di Vercelli, di fronte dunque Sesti Levante e Pineto, entrambi appaiati 41 punti più 6 sui play-out a meno 3 dai play-off. Le scelte dei due allenatori, 4-3-3 per quanto riguarda il Sesti Levante, con diverse assenze davanti Clemenza, ex biancazzurro, Fossati e Forte, 3-5-2 il Pineto senza Borsoi per squalifica davanti Volpicelli e Gabbale, perde palla malamente De Santis, buco in area di rigore del Pineto e prima palla gol fallita dal Sesti Levante con Fossati, classe 2003, preso in prestito dal Genoa, seconda partita da titolare per il numero 20 della formazione ligure. Qui una gran palla di Sandri per Fossati, occhi negli occhi con il portiere Tonti, spedisce alto, e subito dopo, 38esimo minuto, il gol del vantaggio del Pineto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Volpicelli, il solito Volpicelli, il solito sinistro, il grande inserimento di Andrea Marafini, classe 2000, colpo di testa, nulla da fare per Anacoura, l'estremo difensore del Sesti Levante. Questo è il secondo gol in campionato per l'ex giocatore biancazzurro cresciuto proprio nel Pescara. Altro calcio di punizione di Volpicelli, il colpo di testa di Gambale che impatta male da posizione più che privilegiata. Le immagini del secondo tempo: Teraschi ha preso il posto di Sannipoli all'intervallo, si fa ammonire una prima volta e poi una seconda volta nel breve volgere di 2 minuti e mezzo, espulsione da record, in ingenuità clamorosa per Teraschi che lascia la sua squadra in 10 uomini, una trattenuta ai danni di Parlanti, va a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ma insomma l'ammonizione c'è tutta, era stato ammonito 2 minuti prima, quindi in breve volgere di neanche 3 minuti, 2 gialli, Pineto in 10 uomini, siamo al settimo della ripresa, 38 minuti più recupero in inferiorità numerica, ci prova il Sesti Levante che opera una sorta di pressione ma senza creare grandi pericoli. Questo è un sinistro di Sandri da fuori, ben intercettato dal portiere Tonti, e poi nello spazio si fa vedere, si fa notare Giambè, entrato in corso d'opera, il suo tiro, deviazione e riflesso di Anacoura, l'estremo difensore del Sesti Levante. Dunque Pineto a un passo dal 2-0 in 10, e poi ancora il Sesti che prova con il capitano Massimiliano Pane, c'è la deviazione di ingrosso, la sfera termina di un soffio al lato alla sinistra della porta, difesa da Alessandro Tonti, poi gran lavoro di Baggi, non si vede qui perché c'è l'azione, viene diciamo tagliata, Manu è entrato in corso d'opera, viene fermato dal portiere, il tap-in bellissimo di Giambè, il tocco morbido a scavalcare il portiere del Sesti Levante, siamo al 96esimo Luca, il raddoppio del Pineto, quarto gol in campionato per il classe 98, attaccante camerunense che lo scorso anno ha dato un grande contributo, ha dato un grande contributo in chiave promozione alla sua squadra. 9 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Cherchi della sezione di Carbonia, dunque a Vercelli Sesti 0 Pineto 2. Il Pineto archivia la salvezza, il discorso salvezza, con 3 giornate d'anticipo e sogna i playoff. E certo, lo dicevamo all'inizio, perché matematicamente la possibilità c'è, assolutamente, in questo momento è già nei playoff, però devono giocare tutte le altre squadre ovviamente.